Buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati su web radio Essere il Cambiamento, al microfono con voi Claudia, adesso aggiorno così ci salutiamo, benvenuti Orsolina, Antonella, Nicoletta, Emanuela, Cristiana, Encheleida, Loredana, Adele, Lucia, Caterina, Lena, Claudia. Allora, per il momento siamo, siamo noi, eh, benvenuti a tutti, anche coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno, ogni tanto aggiornerò la chat per vedere se avete scritto, ben arrivato anche Stefan, per salutare e comunque anche per i commenti che ci scambiamo di continuo. Beh, come state, come sta andando, come procede? <ride> È stato un weekend molto, molto intenso di raccoglimento, soprattutto la giornata di domenica e poi eh, da lì riprendendo a nutrire l'anima senti di nuovo questo nutrimento sottile che dall'interno poi viene portato anche a manifestazioni fuori nelle azioni quotidiane e lo senti proprio uh, tantissimo e per cui così come anche è stato già fatto presente tante volte anche a me direttamente è importante iniziare la giornata con il nutrimento sottile per l'anima di solito facciamo un pochettino tutto rovesciato, quindi prima ciò che c'è da fare e poi invece il nel tempo libero relegare questi momenti, diciamo a questi istanti, pochi istanti. In realtà bisogna fare l'inverso: quindi prima c'è il nutrimento sottile e poi dopo ci sono le cose da fare. Ed è anche così che viene scandita la giornata per lo meno per quello che mi riguarda quando abbiamo la web radio quindi la iniziamo assieme la mattina alle 7 quindi quando ci dedichiamo alle varie letture meditazioni connessioni e poi comunque già dopo questo momento c'è l'altra parte <ride> È importante questo perché siamo abituati a agire diversamente, invece, invertendo c'è un risultato differente. E questa centratura poi permea e rimane anche tutto il giorno. Per cui, che cosa vi piace fare, che cosa vi piace leggere? Cercare di nutrire la parte sottile soprattutto tramite connessioni dirette ok adesso in questo periodo eh, stiamo lavorando tanto anche sulle connessioni alle tavole di TOT quindi leggere poche righe poi connettersi è importante questo crescere in consapevolezza ogni giorno è una possibilità di crescita ok, se ci sono comunque domande visto che la sera abbiamo anche un po' più tempo o considerazioni da fare possiamo, possiamo vederle altre volte avevo condiviso come, come facevo io magari acquistavo dei libri e poi dopo leggevo de, delle parti da questi libri mi trascrivevo anche alcune cose poi successivamente andavo a scavare Direttamente, quindi all'inizio cerchi di andare un pochettino addentro al tema che stai esplorando in un preciso momento e poi piano piano ti connetti tu, quindi entri tu in connessione più profonda. Questo è un pochettino uh, come io procedo, allora poi scrivo. Una cosa importante: non scrivere direttamente al, al PC, ma avere dei quaderni i quaderni colorati con i quadri con le righe e scrivere con la penna anche con i colori se si vuole ok quindi mh, lasciare che questo flusso possa poi arrivare al lato di scrivere quindi l'informazione che poi arriva la consapevolezza magari acquisita che poi viene sigillata attraverso questo processo di scrittura quindi è importante scriverlo a mano in fase successiva si può anche riportare al pc eh, soprattutto se ci sono dei testi da scrivere però nella prima fase è sempre meglio scrivere su un quaderno Ok, insomma questo era quello che volevo dirvi perché eh, in questa maniera comunque si parte sempre con un livello di vibrazione alta al mattino perché molti chiedono come faccio a mantenere un alto livello di vibrazione bisogna iniziare dalla mattina e poi anche la sera prima di dormire andare a dormire con tranquillità, con serenità, magari fare un po di vuoto, un po di meditazione, un po di connessioni anche notturne. Questo aiuta particolarmente, in quanto il proprio stato non dipende da fattori esterni. Questo è un pochettino il principio fondante. Per cui, a prescindere da ciò che si muove fuori, che comunque questo è ancora un altro campo di esplorazione, ciò che conta maggiormente è il proprio livello energetico ed è una propria responsabilità. Per cui ehm, mi accorgo anche quando apro Facebook per condividere anche i link insomma, della web radio, guardi un attimo la home così ti appaiono tutte. Tutte le informazioni e senti esattamente questa vibrazione che cerca di entrare capito nel tuo campo. Quindi ciò che conta maggiormente è eh, spegnere tutto e iniziare la giornata in una certa maniera, poi eh, successivamente con moderazione magari andare a, a vedere degli aggiornamenti, delle informazioni che possono essere utili, però, qualcosa veramente di eh, gest qualcosa gestito in modo equilibrato perché altrimenti anche questi mezzi poi fagocitano la tua attenzione, quindi la creazione va esattamente in un'altra direzione. Allora, vediamo, Claudia, cosa stai scrivendo, così iniziamo un attimo anche noi questa serata così, in modo tranquillo, libero, eh, perché la vita... E in noi la vita comunque va avanti lo stesso, al meglio delle possibilità a cui possiamo aspirare in questo momento, e queste possibilità dipendono da noi fondamentalmente, da ciò che dentro sentiamo nel nostro cuore ciò che manifestiamo anche all'esterno. Allora Claudia preferisce scrivere a penna perché medito mentre lo faccio e mi rispecchio entro dentro al tratto di penna che scorra nel mentre creo. Esatto, mentre scriviamo stiamo creando. E poi stai eh, dicendo che eh, fai anche le focalizzazioni nel quaderno. Perfetto. La manualità va comunque mantenuta. Scrivere sul foglio bianco è diverso rispetto a scrivere eh, sul PC, capito? Qualsiasi programma si possa utilizzare, è molto diverso. Ok, quindi questo è giusto un paio di, un paio di input, ehm, per il resto, comunque, adesso la, la situazione è abbastanza stazionaria, eh, le cose stanno andando avanti. E quindi, eh, come ho già detto, questa è una grande possibilità per uh, tantissimi di fare uh, un salto di coscienza definitivo che significa vibrare alle frequenze della quinta dimensione. E per vibrare queste frequenze è necessario quello che dicevo poco fa, cioè nutrire costantemente la propria anima. Perché il nutrimento non è soltanto il cibo, il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, il fatto che magari le persone facciano attività fisica, non è assolutamente soltanto quello, è proprio il nutrimento sottile, quello che nutre noi stessi nelle profondità del nostro essere, la linfa vitale. E essendo anime incarnate su questo piano fisico abbiamo necessità di avanzare, di evolvere fuori dallo schema tridimensionale, quindi il nutrimento bisogna che sia elevato, le fonti da cui attingere fonti elevate di consapevolezza per crescere anche noi a nostra volta e interrogarci su quelli che potremmo definire sono i misteri del cosmo un po anche eh, gli enigmi che sono racchiusi nelle tavole di Tot perché anche questo queste conoscenze queste consapevolezze sono importanti per avanzare quindi c'è un discorso di vibrazione di livello di energia e poi c'è anche un discorso di consapevolezza quindi continuare a cercare la verità ogni giorno e questo è il nostro compito su questo piano siamo venuti qui per avanzare come anime, a prescindere dalle esperienze che viviamo. Le esperienze sono perfette, portano degli insegnamenti. Sta a noi avanzare, avere il focus verso la nostra evoluzione. Ben è arrivato anche Gian Maria, insomma, stavamo un pochettino vedendo. Tutto questo perché poi sono dei mondi che si aprono quindi stare focalizzati nel proprio percorso in unione di intenti anche ovviamente con altri anime affini quindi questo è un po il senso allora c'era l'Oredana che aveva scritto qualcosa in chat questo pomeriggio che volevi ehm, esplorare lo specchio, il discorso dello specchio. Riferito a qualcosa che la situazione attuale eh, sta mostrando, vuoi condividere qualcosa? Quello che ti è arrivato? O anche qualcun altro, cioè potete comunque intervenire. Tutti rispetto allora, ci sono diverse prospettive da cui possiamo osservare la situazione attuale. Come ho detto anche stamattina abbiamo letto proprio nelle guide al nuovo paradigma e siamo assolutamente nella stessa lunghezza d'onda. Non andiamo lì a vedere le azioni, capito? Già, avevamo già analizzato alcune parti. Non andiamo a vedere le azioni della polarità negativa, perché tutto questo non porta da nessuna parte, visto che comunque è un processo di co-creazione. Per cui, semmai, quello che possiamo fare è andare ad osservare l'insegnamento che ci sta portando la situazione attuale, per quello che ci riguarda o quello che riusciamo a vedere. Quindi, questo lo possiamo fare perché anche questo all'interno del quadro che dicevamo di crescere in consapevolezza ha un senso, ma non ha senso nel senso non ha senso. Non vorrei neanche dire così, nel senso che non ha una finalità poi positiva andare a continuare ad andare a scavare sulla polarità negativa, a vedere perché è stato fatto questo, perché è stato fatto quello, da chi e così via. Quindi eh, ci sono dei movimenti su questo piano delle polarità positive e negative, quindi che si alternano e si intrecciano. Per cui andiamo a osservare sempre la situazione da un punto di vista un pochettino più esterno, obiettivo ok, quindi eh, Loredana se vuoi puoi scrivere nel frattempo così leggo prima il commento di Elena e poi vediamo cosa ci riflette anche gli altri possono eh, pensare a questo aspetto in quanto comunque anche ciò che avviene riflette qualcosa anche di noi stessi e che cosa può riflettere anche questo che sta avvenendo secondo voi? Così da una prospettiva molto più neutrale di osservazione. Allora vediamo intanto Lena mentre l'oredana si prepara. La scrittura è un indicatore anche del proprio stato emotivo, a volte scrivo tondo e lineare, a volte schizza la biro con spigoli e velocità ed ecco che osservo e scelgo se cogliere l'indizio. Sì, vero, a seconda del nostro stato, poi questo si riflette anche in tutte le azioni che compiamo. Quindi se c'è armonia dentro, allora anche fuori nell'atto di scrivere, che è un atto creativo anche quello, abbiamo una modalità di scrivere più armoniosa, altrimenti se ci sono appunto delle emozioni che si muovono, degli alti e dei bassi, allora magari abbiamo una scrittura diversa anche da questo si può capire dove ci troviamo diciamo che è importante a un certo punto questo arriva poi come consapevolezza è importante mh, avere come dire la mente libera e entrare nella consapevolezza che noi creiamo in ogni qui e ora Qualsiasi cosa possiamo fare, dire, pensare, noi stiamo creando e quindi che ci sia sempre questo, questo sforzo, questo tendere verso la luce, verso una crescita interna. Questo è molto importante. Non, non dire una cosa così a vanvera o fare le cose così per farle, perché comunque noi abbiamo la possibilità di imprimere una certa vibrazione. In modo consapevole in ogni qui e ora, pertanto, se eh, questi momenti poi li lasciamo andare un po', un po' così, ogni volta allora, noi stiamo scrivendo in questo qui e ora, stiamo scrivendo anche il futuro, non solo il nostro, ma anche quello dell'umanità intera. Quindi, è importante l'allineamento di ognuno. Ok, insomma, questo era, era quello che volevo dire. Perché. Quando si è tanto presi da tante cose che succedono, a volte poi ci si lascia trascinare dagli eventi. E invece bisogna ritornare al centro di noi stessi e magari fare meno cose, però fatte bene, completate, portate a compimento. Anche questo è importante perché. Magari uno inizia una cosa, poi ne inizia un'altra, ne inizia un'altra, 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 senza chiuderne neanche una. Quindi concentrarsi nel chiudere le cose per non lasciare aperte le situazioni, perché anche queste continuano comunque a generare effetti nella propria vita. Quindi operare con ordine, ordine ed equilibrio: prima faccio una cosa, completo, e poi inizio la seconda, completo, poi inizio la terza. E così via. Questo è un attimo il, la modalità con cui si può operare. Ok, quindi non è soltanto un discorso così, faccio quello, faccio l'altro, indifferente. No, ci vuole ordine ed equilibrio, tendere verso queste vibrazioni. Perché tendendo verso queste vibrazioni cresco in consapevolezza. Se faccio ordine nella mia vita, cresco in consapevolezza. L'obiettivo siamo sempre noi stessi, ricordiamocelo. Allora, vediamo, Loredana, invece le argomentazioni. Vediamo, visto che avevi lanciato così la biglia. Allora, gli insegnamenti sono tanti, e devo dire che mi trovo a mio agio in questo periodo. Noto la bellezza nella natura e nelle persone, mi viene più facile interagire. Ho inoltre notato che la creazione immediata e si presentano tante coincidenze. L'accento per quanto mi riguarda è mettere ordine. Ok, va bene, però c'era una, una considerazione che avevi fatto dove tu dicevi lo specchio della situazione è Fuori. che cos'è che mi sta mostrando? Perché hai scritto tante cose, però alla fine non hai dato una, una risposta, diciamo, mirata, che cosa ti sta mostrando la situazione? Cioè vuoi dire che ti sta mostrando, per esempio, la bellezza della natura che prima non vedevi o la bellezza della natura in generale, che magari è notata da più persone, che cos'è che ti sta mostrando? Qual è lo specchio che ti riflette la situazione adesso? Pensaci un attimino, tanto magari fra un po' facciamo uh, la pausa, tra pochi minuti e poi lo riprendiamo un attimo. È arrivato anche Oreste, ben arrivato e poi anche Leida. La situazione per me è di fermarmi e lavorare su di me, in me. Sostituiamo, invece che su di me, perché si sente ancora dire su di sé. Perché se tu dici su di, su di me è come se tu fossi esterna a te, capito? In me il lavoro è interno. Attenzione ai termini, perché si usano ancora questi, ma sono fuorvianti, perché il lavoro è sempre in sé, è sempre interno, interiore. Non è su di sé, ok, anche se viene usato spesso, però è sbagliato come viene espresso, perché non è corretto. La forma corretta è il lavoro in sé. Ok, quindi raccogliamo, visto che lavoriamo sulla consapevolezza della parola. Allora, anche come co-creatrice nella luce realizzo il sogno della mia anima. Ok, quindi eh, quello che eh, ti è arrivato è di fermarti qui, eh, ascoltarti e focalizzarti sulla tua crescita. Attraverso il lavoro interiore per realizzare il progetto della tua anima, perfetto. Allora, poi il resto dice ordine: ok, esatto. Quindi procedere con ordine, fare le cose con ordine, questo aiuta ad allinearsi a questa vibrazione e cercare l'ordine nella propria vita. Sono tutte vibrazioni che andiamo a ricercare, e ricercandole le richiamiamo anche dall'interno. Allora, Jasmine, è arrivata? Ben arrivata anche tu, benvenuta. Allora, vediamo questo di Loredana. Abbiamo altri due minuti prima della pausa. Sto aggiornando per vedere i commenti nuovi. Allora, il contrasto tra la bellezza della natura e il caos dei comportamenti delle persone. Ok, quindi. Um riesci a renderti maggiormente conto, poi dimmi se effettivamente è questo, che fuori è tutto calmo, osservando la natura che sta fiorendo in questo momento e gli animali che sono sempre più numerosi in varie zone e invece eh, le reazioni un po' caotiche insomma delle persone che eh, sono identificate adesso in questa situazione, quindi... Riesce a vedere meglio questa differenza tra una natura che è stabile, che fiorisce, che è presente, che sta riprendendo i suoi spazi e invece il comportamento, la reazione emotiva delle persone. E questo è questo quello che vuoi dire? Adesso facciamo una pausa, così se qualcun altro vuole scrivere lo, lo specchio, che cosa sta mostrando questa situazione da cui si può imparare lo vediamo dopo la pausa così avete il tempo in questi minuti di scrivere il commento e poi ci avviamo ai nostri esercizi e alle connessioni con gli esseri di luce vi mando un forte abbraccio eh, ci aggiorniamo tra pochi istanti un abbraccio a tutti e a più tardi Ed eccoci qua, bentornati, ben rientrati, benvenuti, e ribenvenuti su Web Radio Esteri di Cambiamento. Al microfono con voi Claudia. Allora, questa sera abbiamo iniziato con una domandina <ride> da fare a tutti i presenti. Che cosa vi sta riflettendo come specchio la situazione attuale? E quindi adesso durante la pausa avete scritto, adesso vado a leggere cosa avete scritto. Oreste, creare ordine dall'interno, ma forse ti riferivi a quello che abbiamo scritto prima. Orsolina, per quanto, riguarda, eh, per quanto mi riguarda, lo specchio riflette la mia anima che canta la melodia della luce e io ascolto questa bellissima armonia che mi dona gioia, gratitudine ed equilibrio. Sì, però cosa ti riflette adesso eh, la situazione comunque? Cioè nel senso eh, il fatto che tu comunque sei sempre molto positiva, molto espansiva e questo ok, c'è qualche cosa che ti insegna questa situazione? O oh, non è cambiato niente rispetto a prima? Vediamo allora, Dana. Volevo dire si evidenzia l'armonia della natura e il contrasto della disarmonia dei comportamenti dell'uomo perché le persone sono spaesate e destabilizzate dalla mancanza di tutte quelle iterazioni che erano diventate abitudini. Ok, quindi osservi esattamente questa doppia polarità, quindi eh, un'armonia, diciamo che insita nella natura stessa invece certe possibilità diciamo interazioni eh, che c'erano prima tra gli esseri umani e secondo te adesso queste non possono più avvenire anche magari in altra forma quindi non si potrebbe comunque lo stesso unirsi in qualche maniera allora vediamo un secondo jasmine perché eh, mi state scrivendo quello che. cioè non state effettivamente rispondendo alla domanda, cioè qual è l'insegnamento che traete dal fatto di vedere questo specchio, cioè mi rispecchia questo, quindi andiamo un pochettino a quagliare la conclusione e quindi cosa mi, cosa mi fa vedere e cosa posso imparare da questa esperienza? E perché è così? Allora, vediamo, andiamo avanti, cercare di finalizzare un, un attimo, quindi concludere quello che dicevamo prima. Faccio una cosa, chiudo e inizio un'altra. Vediamo Jasmine, anche per me l'ordine esterno che si riflette nell'ordine interno dell'anima che si rasserena e gioisce dal creato. Quindi il fatto di percepire questo Ordine esterno, che magari vedi nella manifestazione della natura, questo ti aiuta a mantenere l'ordine interno? Anche se dovrebbe essere anche <ride> viceversa, così osserva meglio questo aspetto. Loredana, siamo chiamati a metterci in gioco e a reinventarci anche nel lavoro e nelle attività quotidiane. Esatto. Quindi. Reinventarsi però implica un processo di trasformazione, quindi eh, evidentemente c'è una fase di trasformazione. Quindi, lo specchio cosa ti fa vedere? Allora, in che nonostante la situazione fuori, dentro di me ho la quiete, la pace, la serenità, la gioia e la fiducia. Ok, quindi nonostante tutto ciò che uh, si percepisce come stati d'animo ester esteriori, riesci comunque a mantenere un buono stato interno. Ok, quindi questo è già un buon punto di partenza. Però comunque anche tu non hai risposto. Che cosa ti insegna questa situazione? Che cosa ti sta mostrando? Allora, vediamo un pochettino, andiamo avanti. Cristiana, per me è, aiuto adesso state scrivendo molto, scorrendo, è connettermi alla fiducia all'universo che sa. E che cosa sa l'universo? <ride> Dai, cerchiamo di essere un pochettino più specifici, perché se noi adesso che questo è anche questo un processo di creazione, nel momento in cui riusciamo a fare un'affermazione piena, ad affermare esattamente che cosa mi sta insegnando questa situazione, questa situazione, capito, lascio, la sto lasciando indietro. Capito come funziona? Se io riesco a trovare l'aspetto, gli aspetti positivi per la mia crescita, anche per un discorso singolo e collettivo, in qualche maniera riconoscendo questo portando, esprimendo gratitudine per questo, questa esperienza io la lascio andare e io la lascio andare sono un singolo che poi se anche altri lo fanno, questo si manifesta, si accelera questo processo, perché un'esperienza inizia a sparire, a scomparire nel momento in cui la lezione di quell'esperienza è appresa dalle persone che sono interessate da quell'esperienza. Ora, essendo tutti noi su questo piano, è un'esperienza che noi vediamo, qualcosa ci deve insegnare comunque, perché l'universo è intelligente, non è che l'esperienza è così buttata lì, capito, che riguarda soltanto pochi, riguarda ciascuno di noi, semplicemente. Come gruppo abbiamo scelto di eh, non stare lì a individuare eh, gli aspetti negativi, insomma tutte le varie cose, perché non volevamo entrare in questo tipo di creazione che aveva una spirale negativa, insomma, abbastanza evidente. Solo per questo, altrimenti, comunque, ogni esperienza ha aspetti positivi. E quali sono questi aspetti? Adesso, riuscendo un attimo. Allora, Nicoletta dice: il silenzio si dilata e noi possiamo entrare più in profondità di noi stessi. Quindi percepisci più silenzio fuori e di conseguenza più silenzio anche dentro. Ok, sempre partendo dall'esterno. Dall Mi stai scrivendo, però, sempre partendo dall'esterno. Perché questo silenzio è già dentro, anche già dentro, quindi che cosa sarebbe di fatto? Prova ad osservare questo perché parliamo guardando la situazione esterna, però poi di fatto riflette esattamente quello che si muove dentro di noi. Capito il passaggio? Cioè me lo state mettendo come se, praticamente come conseguenza, come conseguenza di quello che sta avvenendo fuori. Allora, adesso, ci sono delle altre possibilità che si aprono e magari anche così per certi versi, però considerando il fatto che ognuno di noi, ognuno ha creato questa situazione in modo consapevole e inconsapevole, che ha contribuito a perché tutti noi creiamo la realtà che vediamo. Allora, la domanda è appunto, che cosa mi porta vivendo questa esperienza, vedendo, osservando quello che vogliamo, cioè che cosa mi porta la mia crescita in questo momento? Perché è una co-creazione collettiva, comunque, sempre. Tutto ciò che avviene sul pianeta è sempre una co-creazione degli esseri umani. Questo è, è sempre così. Allora, Lena, questo tempo di fermo mi dice che non ho più scuse per fermarmi ed entrare in me. Ho il tempo e tutte le energie a disposizione. Anche tu, però, sempre come conseguenza di questo... come un effetto. Allora, vediamo se c'è qualcuno <ride> che... Ha individuato la rispo una risposta. Adele, io mi sento più espansa, come se fossi più connessa con me stessa e con il mondo. E quindi, che cosa ti sta insegnando questa esperienza? Cosa hai appreso? Va tutto bene quello che state descrivendo, sono tutti aspetti positivi, semplicemente, però, come state scrivendo, mi fate capire che non. Non siete ancora nella consapevolezza che questa esperienza l'abbiamo creata noi tutti insieme. Quindi mi parlate come se quell'esperienza ha questo effetto su di me, ma in realtà sono io che ho creato quell'esperienza. Cioè io come noi nel senso, capito? Ognuno ha creato e contribuito a crearla. Perché noi co-creiamo di continuo, co-partecipiamo. Capito? Quindi anziché. Parlare come se, ok, subisco questo in modo positivo o in modo negativo. Comprendere che è una nostra co-creazione comunque. Come umanità, perché evidentemente c'è bisogno di vedere qualcosa da questa esperienza. E che cosa è che dobbiamo vedere? Tornando alla domanda iniziale. Allora, vediamo Gianmaria. Rientrare in me stesso, ritrovare umiltà e purezza, accettare e comprendere probabilmente anche. Anche sì, il fatto che l'armonia esterna può solo generarsi dall'armonia che può nascere dalla purezza interiore. Ok. Comunque è sempre il discorso di ritorno all'interiorità che hanno scritto anche gli altri. Vediamo l'ucia, la semplicità, osservare con più attenzione la bellezza che da sempre ci circonda, ma che prima i ritmi frenetici non sempre mi facevano osservare. Ok, hai messo un puntino interessante sul discorso anche della semplicità, però poi sei ritornata anche tu alla passività della, della percezione legata a, un, a una contingenza precedente. Attenzione a come scriviamo, Loredana. Esatto, tutto può cambiare. Aiuto, adesso state scrivendo tantissimo. Allora, dunque, allora, comunque, adesso eh, non posso leggervi tutti, 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 però da quello che sto leggendo in pratica siete, state tornando ad una vostra connessione interiore più profonda, tornando ad una dimensione anche a contatto con la famiglia, con la semplicità eccetera. Poi c'è Isabella che dice: Io ho capito che la paura è presente molto più di quello che pensavo e questa cosa la devo affrontare più approfonditamente e riuscire a risolvere più la radice. In chi è presente la paura? Nicoletta dice: ogni, ogni esperienza è perfetta così com'è. È esatto. Il caos genera cambiamento ok, questo è tutto giusto quello che state scrivendo è tutto giusto, semplicemente ci sono tante prospettive capito? magari adesso questa, questa domanda continua a lavorare e magari domani anche in chat ci scriviamo e ci diciamo oh, a me è insegnato questo adesso vi condivido una cosa veloce perché poi possiamo, dobbiamo passare alle nostre, uh, alle, alle nostre uh, come dire, attività di respirazione e poi di connessione. Allora, se prendiamo la situazione degli esseri umani nei confronti della madre terra e degli esseri viventi fino a poco tempo fa, non che questo non sia, cioè sia sospeso totalmente, però di fatto, come è stato ricordato prima, il ritmo frenetico, ma soprattutto questa mh, corsa a soddisfare primariamente le proprie, i propri bisogni, a volte anche falsi bisogni, quindi continuare a consumare, continuare a consumare anche le risorse sul pianeta, eccetera, invadendo gli spazi di altre creature viventi. Adesso c'è una situazione tale come per cui a prescindere da tutto quello che può esserci dietro, tutto quello che si sta muovendo però guardiamo un attimo quello che è, è poi l'effetto finale ovvero che le persone sono limitate al minimo indispensabile ovvero fare la spesa con i beni primari tutti i negozi sono chiusi non, si, non è possibile fare viaggi non è possibile fare nulla di diverso neanche andare al lavoro tranne che fare smart working da casa ora questa situazione, non vedete come c'è una sorta di contrappasso anche di karma in movimento, di legge di causa e effetto, ovvero ciò che l'uomo ha generato e stava generando da prima, ovvero invadere gli spazi, gli habitat di altre creature, comunque anche inquinare e così via, a un certo punto perché proprio ognuno vuole tutto, capito? Non si accontenta di quello che ha effettivamente. Quindi, e vuoi questo? E vuoi la comodità? E vuoi cambiarti, non so, la televisione ogni, ogni tanto, il cellulare e cose del genere? Insomma, alla fine c'è un business attivo perché è una società che per il momento ancora è imposta da su queste coordinate. Può essere che adesso ci sia proprio un crollo, una trasformazione di questo. Per cui a un certo punto adesso c'è una situazione opposta, dove è l'uomo che è limitato nel suo spazio, uno spazio piccolo, la sua casa ma proprio definita, e la possibilità di godere invece di una eh, anche della natura stessa, in certi contesti è anche più limitata che in altri, soprattutto in Italia e in certe zone. Ora. È una situazione che riflette esattamente quello che stava accadendo da prima. Quindi adesso l'essere umano sta vivendo quello che l'essere umano stesso ha generato nei confronti di altri esseri viventi, natura eccetera. Per cui quando in questo periodo escono fuori tutte le immagini dove ci sono gli animali che si riprendono questi spazi dove c'è la natura che fiorisce è dove come avete scritto voi tutto è stabile, tutto è bello, tutto è fiorito e tutto quanto che si vede anche in quei minimi momenti in cui veramente l'essere umano inizia ad apprezzare quella semplicità di cui parlava Lucia poco fa, quella, quei doni anche nel, nel cibo, nell'avere il cibo che puoi andare a comprarti. Perché a un certo punto ci sono stati dei fenomeni anche dove le persone continuavano a fare riserve proprio eh, per, appunto, perché pensavano di non, trovare, di non trovare più il cibo in tempo successivo. Quindi, tutta questa disponibilità che continua ad arrivare, cioè, riesci ad essere grato. Anche per questo, quello che prima era scontato che fosse così. E magari prima era scontato buttare la carta per terra e tutte queste altre cosettine varie. Per cui i falsi bisogni sono tenuti proprio a zero, capito? Perché non c'è possibilità appunto di, di acquistare cose che non servono, e quello che puoi acquistare è proprio l'essenziale. Ora in questo contesto. Coloro che già magari stavano in un percorso spirituale, cioè è già tutto bene o male come prima. Perché questo? Perché già da prima ognuno si autoregolava, capito, un pochettino da sé, quindi questo è un po' il senso, cioè non è che voglio dire, alla fine, <ride> per quello che mi riguarda anche direttamente, io stavo a casa prima, sto a casa anche adesso, qua eh, c'è abbastanza più apertura, non c'è questa rigidità, insomma, delle quattro mura e quindi si può ancora circolare tranquillamente. Quindi poi ci sono esperienze differenti sulla base del contesto per via di tutta una serie di situazioni. Quindi questa è la riflessione che vorrei portarvi questa sera, cioè che si sta vivendo un effetto come se fosse un boomerang di quello che effettivamente l'uomo ha rappresentato prima anche per questo pianeta ovvero essere come un virus di fatto e adesso una situazione di contrapasso dove è l'uomo che sta limitato nel, in spazi più piccoli e dove non può eh, godere più di, più di nulla e non si sa neanche sino a quando questo andrà avanti quindi questo in modo così come constatazione libera, e questo che cosa insegna insegna semplicemente che noi possiamo continuare a vivere su questo pianeta se veramente uniamo la visione di unità rispetto anche a tutto ciò che ci circonda e quindi riconosciamo anche il diritto di un altro essere vivente, il diritto di altri esseri viventi e eh, della madre terra stessa che comunque coabitano, cioè a parte che noi siamo sul pianeta, ma comunque diciamo tutti gli esseri viventi che costituiscono l'intreccio poi di madre terra. Quindi noi comprendiamo questo e fa parte del percorso, fa parte anche di un percorso di risveglio, se magari questo non era chiaro da prima. Quindi è vero che c'è più tempo per stare in connessione, per stare più in contatto con se stessi? Ma è una modalità che è stata adesso imposta in maniera forzata come a dire adesso, o le cose vanno in una certa direzione oppure non si potrà più andare avanti come è, come è successo fino ad adesso. Quindi può essere da questa prospettiva nuova, perché poi ci sono tantissime prospettive che possiamo portare, quindi questa è una ma ce ne sono tantissime. Possiamo vedere come soltanto chi sarà effettivamente allineato, così come è stato detto anche in numerosi messaggi precedenti, alle vibrazioni dell'amore, del rispetto, della fratellanza e così via, soltanto questi potranno continuare, altrimenti gli altri saranno destinati comunque a fare altre esperienze, cioè ancora a rivivere un'esperienza simile a questa o continuare con questa, per comprendere che L'universo, la sostanza dell'universo è amore, che noi siamo parte di un'unica unità che è, non, non può scindere, anche se c'è una differenziazione perché ci, sono, ci siamo noi come esseri umani, ci sono altri esseri viventi, ci sono tutte le creature insomma del creato, tutte le manifestazioni di Madre Terra e così via. È sempre un'unità. Capito? È sempre un'unità perfetta, quindi il fatto di mettere l'essere umano al centro con tutti i suoi bisogni, questo modello di vita e anche di consapevolezza non funziona, non potrà funzionare. Quindi siamo proprio ad un bivio: come a dire, le persone che sono già allineate sono nel cuore e capiscono il reale messaggio che anche questa esperienza sta portando, allora sapranno come fare e lasceranno anche dietro, si lasceranno anche dietro questa esperienza nel momento in cui comprenderanno che esattamente è tutto come deve essere, però ci sono multipli specchi, questo è uno, ma ognuno di voi può dare il suo specchio per vedere che cosa ci sta mostrando questa esperienza in questo momento. E arriveremo sempre a un concetto di unità dove noi siamo soltanto parte di questo insieme. Qualsiasi specchio possa essere, alla fine arriveremo sempre a questo punto, che è nell'unità che noi possiamo elevare noi stessi, nel senso di unità con il tutto. Questo è il punto focale. Ok, allora aggiorno un attimo perché adesso sono le 11 e abbiamo, <ride> e abbiamo anche altre cosettine da fare interessanti. Allora, vediamo uh, i delfini nel porto di Cagliari, scrive Claudia, esatto. Quindi la natura si sta riprendendo i suoi spazi, ma evidentemente, cioè, tutti stupiti, si sta riprendendo i suoi spazi, ma perché prima erano stati. Invasi questi spazi evidentemente. Se adesso li sta riprendendo è perché prima questi spazi sono stati invasi. Quindi avere la sensibilità che noi siamo un'unità, noi costituiamo un'unità e quindi in questo composito di, di forme, di animali, di persone, eccetera, ognuno realizza se stesso nel rispetto reciproco. Quindi non è soltanto un discorso tra, tra esseri umani e per cui tutti i falsi bisogni che tengono in piedi ancora il modello tridimensionale e che si fondano sull'utilizzo di sostanze, quindi denaro, ehm, beni e tutte queste cose e poi anche i riconoscimenti societari e quello che può essere connesso anche a. Alla tecnologia in questo momento, dove c'è tutto il discorso dei, um, dei social, l'influencer, tutte, tutte queste sfumature qui che si possono vedere, sono cose fittizie che di fronte a una qualsiasi manifestazione naturale tutto questo mondo è cioè, destinato comunque a crollare: perché non si regge in piedi, perché non ha solide basi. La solida base è sempre la connessione alla terra come quando radichiamo il radicamento alla terra è l'unica cosa che può tenere in piedi, quindi tornare all'essenziale, tornare al, alla semplicità nella continua crescita spirituale, quindi anche l'albero come possiamo vedere tende verso l'alto, quindi tende verso la luce, quindi anche gli alberi ci mostrano questo, tendono sempre verso la luce. Perché la luce è il nutrimento, è il vero nutrimento di ogni essere vivente e di ogni manifestazione di questa luce stessa. Ok, insomma, questo qua un attimo è il senso. Allora vediamo cosa sta scrivendo Emanuela. Allora, eh, dal punto di vista interiore, la situazione porta ad esempio le, la dualità con la scala delle emozioni, dalla negativa asce il suo opposto, e per chi all'inizio, come me, si è incoraggiati al lavoro di inversione delle polarità, dell'unificazione della dualità, certo, perché questa situazione porta ancora maggiormente a vedere questa differenziazione tra chi si fa assorbire dalla polarità negativa e chi invece tende verso quella positiva perché è una situazione una, come una prova quindi tutti sono sottoposti interiormente a questa prova e pertanto se comunque per un discorso anche di memorie pregresse ataviche che si attivano allora le persone si identificano e allora praticamente attivano quella parte altrimenti se comunque sia con il percorso interiore comunque centrandosi Aprendosi i fratelli e le sorelle di luce, facendo entrare la luce sul nostro terzo occhio e così via, tutti questi esercizi che abbiamo anche visto, magari adesso riprendiamo velocemente, allora tendi verso un altro tipo di vibrazione e quindi continui ad osservare anche quello che succede fuori. Ok, quindi ehm, è vero che questo momento presenta delle possibilità, ci sono tante potenzialità in questo momento. Ma queste possibilità sono soltanto per chi vuole fare il salto ed entrare a frequenza della quinta dimensione. Per tutti gli altri, la, la creazione continuerà esattamente nella direzione precedente, fino a che non ci, non ci saranno delle prove ancora più toste, e dove poi a un certo punto capito, è un'escalation, cioè fino a che poi non ci sono delle prove sempre più toste. Così come era stato decretato poi l'affondamento di Atlantide, per esempio, cioè poi a un certo punto non c'è più bianco e nero, o è bianco e nero. Quindi c'è un'escalation fino a che quando la situazione diventa a livello cosmico, una situazione che non. cioè che mette a rischio determinati equilibri cosmici, allora c'è l'eclissamento finale, capito? Quindi, comunque, però quella parte di esseri umani che, sono, che stanno già vibrando più in alto avranno comunque accesso ad una dimensione più elevata. Altrimenti l'altra possibilità che avevamo già visto era che tutta l'umanità consapevolizzasse esattamente quello che stava creando prima e che piano piano si arrivasse insieme alla pace, all'armonia e ci sono anche manifestazioni di questo perché adesso non so uh, dove stai Roberta. Forse avevi scritto da prima che avevi postato nella nostra chat un link in riferimento a una richiesta di pace da parte eh, dell'ONU, credo, per soprattutto nelle aree più sensibili in questo momento. Quindi, ci sono vari effetti, varie cose che si muovono. Non è la situazione da vedere solo da una prospettiva, bisogna guardare anche le altre. Per cui se questa situazione in qualche maniera porta le popolazioni, i popoli ad unirsi e a creare la pace realmente, perché capiscono che, è una, cioè che la vita è un soffio alla fine, allora chissà magari anche questo porta in una direzione di evoluzione per l'umanità nel complesso. E quindi il passaggio fondamentalmente alla quarta eh, dimensione, allora, per comunque per tutti quanti. Ok, quindi questo è un attimino il senso: con lo scardinamento dei vecchi modelli, dei vecchi schemi, delle vecchie strutture che a un certo punto cesseranno di esistere, perché il loro senso non ci sarà più senso, capito? Non ci sarà più questo alimentare dall'interno. Perché una volta che tu ritorni all'essenziale, allora poi dopo. Cioè, capisci che sei tornato all'essenziale perché c'era una situazione precedente e quindi adesso continui a vivere così. Se altrimenti stavi già lì, allora continui a vivere come era prima. Non cambia assolutamente niente o forse cambia qualcosa, però... Capito, la vera lezione, secondo me, è che possiamo capire che siamo ad un bivio è che questo bivio significa o continuare nella direzione precedente, ma questo significa che le prossime prove saranno sempre più toste, oppure dire vabbè, adesso siamo andati avanti in una certa direzione, adesso magari riassestiamo il tiro, cerchiamo di capire che non siamo gli unici esseri di questo pianeta e rispettiamo anche le altre creature, quindi non continuare a prendere, 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 ma stare nel flusso. Di esistenza quindi dare ricevere ricevere donare stare nel cuore costruire armonia amore equilibrio a partire dal nostro centro va bene allora adesso facciamo un po leggermente respirazione eh, metto subito una musica perché sono già abbiamo chiacchierato un bel po eh, sono già le 11.06 quindi Mettiamo una, una musica, facciamo un po' di respiri. Così ci centriamo e poi facciamo la connessione. Metto anche le cuffie. Così possiamo posso sentire anche io l'audio. Se eh, volete, potete mh, spegnere la luce vabbè, io ce l'ho spenta dall'inizio. Eh, godere insomma di questo momento mh, dove perlomeno qua il cielo è comunque libero. Si vedono le stelle, comunque è, è diverso, uno riesce a centrarsi ancora maggiormente, e eh, se volete, potete mh, bere qualcosa, eh, così. Giusto un minuto, mettiamo una musica e piano piano iniziamo. O eh, se avete bisogno un attimo di eh, fare un minuto di pausa, metto comunque adesso una musica, e poi eh, tra un minutino circa, in modo che ognuno si sistema, torniamo e facciamo un po' di respiri. Ok, allora adesso vi metto un bel flauto naturale. Un abbraccio a tutti e a tra poco! Iniziamo a centrarci nel nostro respiro. La nostra posizione seduta con i piedi ben appoggiati al suolo, oppure la posizione del loto o una posizione comoda. Manteniamo la schiena dritta verso l'alto che si estende per far fluire per bene l'energia iniziamo a visualizzare delle radici che affondano profondamente nella terra radicandoci ad essa proprio come un albero. Chiediamo il permesso per entrare in contatto con l'energia della Madre Terra. Iniziamo a fare alcuni respiri, respirazione di radicamento a ciclo completo. Inspiriamo dalle nostre gambe, dai nostri piedi, dal chakra radice, quindi sentiamo l'energia che sale dal basso, il calore che si espande, e poi rilasciamo sempre verso le gambe, verso i piedi e verso il chakra radice a seconda della posizione. Percepiamo questo flusso di aria flusso di energia terrestre femminile che sale che riscende facciamo insieme alcuni respiri facciamo salire l'aria e poi spingiamo e sentiamo questo flusso riscendere Ancora inspiriamo e poi rilasciamo. Percepiamo il calore che si irradia, che si espande, in particolare all'altezza del basso ventre. Ora inspiriamo sempre partendo dall'estremità inferiore, quindi dal chakra radice, dalle gambe dei piedi. E quando rilasciamo, espiriamo spingendo il flusso verso la nostra testa, quindi facendo uscire quest'aria dalla corona verso il cielo. Proviamo insieme, inspiriamo. Saliamo, saliamo su, su e poi quando rilasciamo sentiamo questo flusso che va verso l'alto. Ancora, inspiriamo dal basso e poi rilasciamo verso l'alto. Accompagniamo sempre il respiro in modo graduale, mantenendo una vibrazione di gratitudine per il dono che stiamo ricevendo. Ancora un altro, inspiriamo sempre dal basso e rilasciamo verso l'alto. Facciamo insieme la respirazione solare e lunare facendo entrare la luce a partire dalla corona, quindi inspiriamo, facciamo entrare la luce e poi rilasciamo spingendo e visualizzando questa luce che si irradia attraversando ogni chakra fino al basso basso ventre poi spingiamo verso le gambe e i piedi lo facciamo tutto di seguito inspiriamo e spingiamo ancora inspiriamo percepiamo la luce e poi rilasciamo facciamo adesso la respirazione che parte dal nostro terzo occhio quindi facciamo entrare la luce in questo punto la facciamo convergere all'interno e poi visualizziamo l'occhio di Tot che è l'occhio che tende verso l'interno. Inspiriamo e poi visualizziamo l'occhio e poi rilasciamo sempre verso il basso. Ancora, inspiriamo. Illuminiamo tutta l'area del terzo occhio, visualizziamo l'occhio di Tot al centro della nostra mente e poi rilasciamo verso il basso. Ancora una volta, inspiriamo e poi rilasciamo. Continuiamo ad inspirare ed espirare, ognuno per conto suo, ancora qualche istante. siamo a visualizzarci uniti nel cerchio di luce. Siamo seduti su un prato verde. Percepiamo i profumi i colori della natura. Iniziamo a percepirci gli uni vicino agli altri. Anziamo anche a percepire l'arrivo, la presenza degli amati esseri di luce. Ascoltiamo. Messaggio che ci portano in apertura del nostro cuore, li ringraziamo per essere qui e ora presenti vicino a noi. Grazie. Noi siamo uniti a voi, amati fratelli e sorelle di madre terra. Crescete uniti nel cerchio di luce. Il cerchio di luce genera una sfera in più dimensioni, una sfera di luce arcobaleno. Queste luci sono le emanazioni che partono da voi stessi. Voi create come piccolo nucleo in espansione verso le dimensioni superiori, verso la quinta dimensione. Nell'esperienza del cerchio potete sperimentare questo potere di creazione. Esperienza che voi osservate quando vi riunite in un cerchio di luce, discende sempre dall'uno e nasce da ciascuno di voi come co-creazione collettiva. Se dunque apprendete come co-creare nell'unità del cerchio di luce, potete trasformare questa esperienza. creazione non è statica, cambia di continuo sulla base della vostra emanazione interiore. Imparate ad ascoltarvi nel cerchio di luce, a percepirvi come parte di un'unica coscienza. E crea istantaneamente nell'ascolto interiore di ogni parte che compone il cerchio, ovvero di ognuno di voi, ritrovate il senso di unità, l'unità interiore. Ascoltatevi, percepitevi nella fiducia consapevole che tutto è sempre perfetto. Sentite il contatto delle vostre mani, sentite il calore, prendetevi le mani, prendetevi per mano, percepite il senso di unità nella fratellanza e nella sorellanza. Sentite la gioia di essere parte di un intero perfetto. Ogni cerchio di luce è un fulcro di creazione. Al centro la visione unitaria che si costruisce tramite il senso di unità tra di voi. Ognuno è parte della visione di luce che guida il cerchio stesso, come un sistema di forze tenuto in piedi dall'emanazione di ciascuno, vibrate alle alte frequenze. Create con i colori dell'alta vibrazione, sino alla manifestazione sul piano fisico. Create insieme la visione unitaria, la visione dell'unità e portate in essere azioni coerenti con tale visione. Ognuno può farlo, a prescindere dal luogo e dal contesto in cui si trova, mantenendo il senso di unità interiore del cerchio di luce. Colorate il mondo con i vostri colori, i colori del cuore. Il mondo è una vostra creazione. Ricordate tutto ciò che vedete è stato creato dentro di voi. Noi siamo sempre uniti a voi nel sentiero di luce. piano piano ritorniamo è stata una bellissima connessione anche questa sera e già prima di iniziare la puntata comunque <ride> li sentivo già presenti poi quando abbiamo iniziato con la respirazione mi è proprio arrivato siamo qui <ride> e vabbè e quindi abbiamo fatto questa connessione e quindi in pratica il, il senso è quello di unirci in, in cerchi di luce questo comunque si può fare a prescindere insomma dalla situazione attuale. Ci sono tanti mezzi che possiamo utilizzare. Per cui il loro insegnamento in questo momento è l'aspetto su cui anche con me si stanno concentrando particolarmente è, è trovare avere la consapevolezza piena dell'unità. E quindi apprendere questo tramite l'esperienza del cerchio di luce che è anche il modello di creazione che viene utilizzato, cioè per la creazione che viene utilizzato alle dimensioni superiori. La disposizione in cerchio che significa anche il rispetto e l'uguaglianza di, di ognuno all'interno. E quindi dal momento che ognuno ha delle specificità, delle qualità, dei talenti, delle attitudini particolari, ognuno può creare con l'alta vibrazione, ma questo succede nel momento in cui c'è un ascolto costante tra tutti i membri del cerchio, questo avviene come se noi fossimo un unico corpo, un'unica coscienza, e si percepisce esattamente come se uno solleva la mano da una parte, capito, una sorta di coordinazione tra ognuno, quindi ritornare ad una dimensione di ascolto, percependo anche le altre parti, quello che, è, quello che sentono, quello che è. si vuole anche realizzare insieme, però per fare questo bisogna partire sempre da una visione unitaria e questa visione che anche stamattina è stata citata nelle guide al nuovo paradigma come visione di luce può essere ottenuta soltanto se c'è questa consapevolezza e questo senso di unità pieno che noi siamo parte del cerchio di luce e siamo come dire non solo parte integrante ma elemento co-creatore all'interno del cerchio stesso. E quindi, sentendo questa, questa appartenenza, questo senso di unità, è possibile creare in modo armonioso, come un'unica coscienza di gruppo. Potremmo dire, come se fossimo un unico corpo, un unico organismo che crea, co-crea su questo piano. E eh, nel momento in cui tanti cerchi vengono attivati sulla Madre Terra. Con il supporto della, degli esseri di luce è possibile amplificare le nostre energie. Quindi nel momento in cui c'è una risonanza rispetto a quello che può essere un modello di quinta dimensione, poi anche questo è facile da essere, eh, come dire, espanso questo, questo potere di creazione in alta vibrazione che è espresso da ogni cerchio che funziona come un, un nucleo, un nuovo nucleo che lavora a livello sottile, sia per la trasformazione dell'esperienza planetaria su questo piano, e sia anche per un discorso di ascensione. Quindi lavora in entrambe le direzioni. Poi, nel rispetto del libero arbitrio, se alcuni continueranno a creare in un'altra direzione, comunque ci sarà a un certo punto una differenziazione. Ma sino a che questo non sarà così, noi comunque teniamo conto che abbiamo comunque la responsabilità planetaria per quello che succede sul pianeta e quindi co-creiamo esattamente in queste, in queste vibrazioni, considerando che tutto ciò che succede comunque. È sempre una co-creazione collettiva ed è stato anche ribadito da loro stessi, quindi non è qualcosa che succede semplicemente perché, come dire, ci sono delle polarità che si muovono su questo piano. Tutto ciò che si manifesta è stato creato e da chi è stato creato? Evidentemente, insomma, da coloro che sono in prima linea coinvolti, quindi gli esseri umani stessi. Quindi questo è quello che eh, potremmo dire sono le direttive dei consigli, dei suggerimenti, ovvero costruire sulla madre terra tanti cerchi di luce che diventano sfere arcobaleno e queste sfere diventano, iniziano a generare e a creare delle realtà di luce evidentemente. E eh, questi cerchi possono essere creati anche da voi stessi, per esempio, se siete operatori olistici, se siete, siete operatori di luce, perché c'è la necessità di eh, avere un punto di appoggio che sono coloro che, potremmo dire, i, mh, coloro che fanno parte dell'equipaggio di terra, ovvero coloro che sono al servizio, quindi ci vuole almeno una persona che coordini il cerchio. Però, alla fine c'è sempre l'uguaglianza, insomma, tra, comunque tra tutti quanti. All'interno del processo di co-creazione, comunque nell'ascolto reciproco e così via. Quindi questa è un po' la struttura. E quindi dicevo, sono eh, tanti cerchi che si possono attivare anche nella propria realtà eh, per sperimentare questo senso di unità. Questo è il focus che mi è stato dato negli ultimi giorni eh, proprio di fare esperienza di questo e come si fa a fare esperienza creando eh, dei, dei piccoli cerchi anche all'interno di essere il cambiamento. Abbiamo iniziato sabato scorso a sperimentare una, un cerchio di luce e vedendoci anche se comunque tramite la tecnologia. Quindi, si può comunque fare anche in questa maniera, iniziare a sperimentare l'unità, perché questo è il presupposto alla base. Ok, quindi ci sono varie, uh, varie correnti, mh, però se ci pensate la tensione su questo aspetto è molto forte in quanto l'illusione della separazione, come abbiamo visto in altri discorsi, Corrisponde anche all'apertura del terzo occhio, ovvero vedere tutto come se fosse unito, tutto connesso, interconnesso, e quindi eh, fa tutto parte dell'uno. Però, se questo è un concetto semplicemente così che apprendo che so che è tutto unito, però di fatto poi continuo magari anche nella mia vita o però come se fossi però disconnessa da tutto, da tutto il resto come un'unità singola o un'unità di nucleo magari familiare, allora questo non è avere la consapevolezza, avere la consapevolezza significa anche poi che c'è un'esecuzione, quindi mettere in pratica questo e allora eh, loro dicono che per sperimentare il senso di unità, che significa anche poi di fatto la fratellanza e la sorellanza, è importante unirsi in cerchi di luce che si possono creare comunque anche con l'utilizzo, eh, utilizzando comunque la tecnologia per la comunicazione, mantenendo sempre questa connessione comunque a prescindere dai momenti eh, di meditazione, insomma dei momenti in cui ci si incontra, così anche online potremmo dire. E questo adesso in questo momento, poi ci sarà un momento in cui magari sarà possibile anche vedersi e incontrarsi anche eh, in senso fisico ma comunque lo sappiamo che alla fine spazio e tempo non esistono quindi se noi siamo uniti nel cuore di fatto siamo uniti in qualsiasi luogo e dimensione ok quindi questo era quello che eh, volevo dirvi quindi il focus adesso è in questa direzione per avere acquisire la consapevolezza dell'unità costruendo insieme una visione unitaria che si fonda su tutte queste parti che costituiscono il cerchio stesso, quindi una co-creazione che avviene in maniera collettiva, in modo armonioso, quindi sperimentare esattamente ciò che loro già eh, fanno in quinta dimensione, noi adesso lo stiamo portando qui in terza dimensione, come se fossimo già in quinta, e quindi facciamo esattamente l'esperienza di... Eh, di tutto questo in modo anche da prepararci a questa ascensione oppure a questo comunque salto che magari tutta l'umanità riuscirà a compiere ok insomma questi eh, sono i punti salienti eh, quindi se c'è eh, non so adesso prova ad aggiornare per vedere se avete scritto Allora, Lena, buona luce a tutti nell'uno, esatto. Nicoletta si è commossa. <ride> Li sentivo veramente molto, molto vicini, proprio come, <ride> come se fra <per> un po' <ride> ti soffiano, cioè nel senso che te lo senti proprio eh, come se fossero proprio a fianco. Poi non so, um, cioè, come se fossero proprio seduti qua, capito, seduti qui proprio a fianco. E, perché questo è anche un letto abbastanza grande e quindi li ho percepiti proprio fisicamente come se fossero qui come una presenza effettiva e poi comunque li percepivo, ne percepivo tanti quindi magari alcuni può essere che fossero anche qua e altri magari erano eh, sì un pochettino alcuni nella stanza altri magari connessi da altre parti allora eh, per cui, cioè, <ride> sentivo molto la loro, cioè la loro energia che arrivava proprio. È stato, è stato intenso. Ogni volta eh, è, è sempre più, più emozionante, non so come descriverlo. Eh, perché hai la percezione come se ci fosse proprio un velo sottilissimo, <ride> un velo sottilissimo, togli il velo. Cucù, <ride> rimetti il velo e eh, vabbè siamo in terza D, togli il velo e siamo in quinta D, rimetti il velo e siamo in terza D, vabbè comunque. Vediamo Claudia, eh, ho provato brividi forti lungo tutto il corpo come un'onda che è arrivata in ogni angolo del corpo, tanto che ho aperto gli occhi ho capito che posso fidarmi e stare serena come tutti noi, esatto. Eh, L'energia focalizzata è altissima è altissima per questo processo quindi eh, siamo molto supportati adesso per fare questo salto e acquisire queste nuove consapevolezze per cui eh, dobbiamo semplicemente continuare ad affidarci e andare avanti e fare questa sperimentazione creando noi stessi magari anche nel nostro piccolo dei dei piccoli cerchi anche con altre persone, eh, mi rivolgevo soprattutto agli operatori di luce, però se poi eh, volete fare anche voi, insomma anche chi non è che fa, che ne so, yoga o altre attività, si può, cioè, tutti lo possono fare perché non è tanto importante quello che tu fai, è eh, la consapevolezza che sei comunque al servizio e quindi quello che c'è da fare, fai. Eh, di fatto un pochettino il senso è quello. Nicoletta dice cerchi concentrici, esatto, perché in pratica intorno al nostro cerchio poi c'erano tut tutti gli altri, quindi percepivi tutti gli altri, tutti i loro cerchi e quindi tutte queste sfere una dentro l'altra, perché noi formiamo una sfera tramite il cerchio che si espande in ogni direzione, poi c'era un'altra sfera, che un pochettino è come questa immagine della puntata, era. Mh, una sfera dentro l'altra, come se fosse una sfera dentro l'altra e quindi questo potenza amplifica questa, eh, questa espansione e questa creazione accelera tantissimo questi processi, quindi è un aiuto incredibile, potente, che, che è arrivato, che sta arrivando, eh, bisogna essere allineati comunque al, a loro, alle alte vibrazioni, quindi di conseguenza a loro. Di fatto, allora adesso vediamo. C'è Oreste che forse volevi dire qualcosa. Poi Lucia, siamo protetti. Loro sono sempre con noi, assolutamente. Questo viene ripetuto più volte. Ricordiamo che la protezione non è intesa nel senso di salvatori, ma è intesa nel senso che nel momento in cui noi iniziamo a vibrare più in alto e ci apriamo. Comunque a ricevere la, la luce che arriva anche dai fratelli e dalle sorelle cosmici in pratica la nostra energia aumenta e si espande. E quindi praticamente anche questo è una è come se fosse una forma di protezione, però in realtà siamo noi che abbiamo chiesto in modo esplicito di ricevere la luce. Vediamo Emanuela. Io ne ho percepiti due, ho sentito il letto affondare un po e la lampada come sempre ha dato i suoi segnali un secondo prima che iniziassi la connessione alzandone poi la luminosità. Brividi come bollicine frizzanti ovunque, molto emozionante, dovrei lasciarmi andare di più alla fiducia senza spaventarmi non aprendo gli occhi durante la connessione. Vabbè anche se li apri non si, non si vedono perché loro comunque vibrano ad una frequenza più elevata, quindi non, cioè non li puoi vedere, non li puoi percepire, anche io non li vedevo, anche io sentivo che stavano seduti evidentemente qua, perché senti come se fosse, ci fosse qualcuno mh, che è seduto normalmente, però è chiaro che non li puoi vedere, se non è che decidono loro di mostrarsi, ma questo è qualcosa di abbastanza raro. Cioè, non è, diciamo che di fatto non interferiscono nel percorso degli esseri umani, però magari fanno percepire la loro presenza, la loro, la loro energia e tutto quanto. Quindi, questo sicuramente sì, oppure possono anche inviare dei segnali ehm, o apparire nei sogni. Ci possono essere tanti canali poi alla fine. Allora, vediamo Oreste, eh, se ho visto tante sfere di fuoco intorno a me, <ride> eh sì, perché poi alla fine magari tu avevi altre ancora altre presenze vicino a te, poi ognuno ha anche, come dire, le, le proprie, eh, capito, che compaiono al giusto momento. Vediamo l'oredana, ho visto tante scintille dorate che si espandevano come piccole ali dorate e volavano. Mi sembravano dei piccoli... aspetta... cherubini dorati. <ride> eh, sì, perché poi adesso, cioè, gli esseri di luce sono tanti, capito? E lavorano in equip, quindi puoi trovare alcuni che magari... Come in questo caso magari provengono dalle Pleiadi, di altri che provengono da altri, altri pianeti, altre dimensioni, angeli, cioè ce ne sono comunque sono figura alcuni figure angeliche. Dipende, ce ne sono veramente tanti. Non cioè sarebbe riduttivo. Considerate che gli esseri che sono ascesi sono, sono parecchi, quindi mm, per questo mm, cioè, in questo momento non è tanto importante eh, secondo me differenziare. È importante capire che siamo supportati e che comunque sia loro sono, sono sempre presenti. E se noi riusciamo ad aprire il cuore, ad ascoltare i messaggi, ascoltare quello che è il senso, poi riusciamo anche noi a, a fare dei salti ancora più veloci. Eh, questo è quello che mi sento di dire. Allora, Nicoletta dice colori rosa, giallo, blu, verde. Eh sì, c'erano era, molti colori, molti colori ho visualizzato anche io, e poi vedevo dalla nostra sfera che uscivano fuori tantissimi colori diversi, e parallelamente dalla loro anche. E poi c'erano anche altre, cioè di fatto sono tutti una, tutta una serie di cerchi concentrici, e tutte le sfere che sono... Ehm, Racchiuse una dentro l'altra, capito? Una, ho avuto una visione del genere e eh, queste sfere sono tutte sfere arcobaleno. Quindi, inizialmente è il cerchio di luce che diventa una sfera di luce, e poi questa diventa sfera arcobaleno nel momento in cui ognuno inizia a creare quella sua vibrazione interiore. Sempre allineata alla luce, ma magari un po' diversa, può essere una vibrazione di, di gioia, di amore, di gratitudine, la bellezza, l'armonia, insomma ce ne sono tante. Ok, adesso stiamo facendo tardissimo, oggi chiacchierata lunga. Allora, vediamo Adele, mi è nato un sorriso spontaneo sulle labbra e nel cuore, sono molto grata. Eh sì, nasce subito comunque, già la loro presenza porta subito il sorriso, e senti qualcosa di forte, di potente eh, che, si, che si muove dall'interno, e eh, senti questa gioia comunque che arriva, una specie di pioggia luminosa. Allora, anche Claudia dice che ha visto una rosa sbocciare in tutta la sua bel bellezza e lentezza. La rosa mi sa che era eh, stata richiamata anche altre volte. Vediamo anche Leida, molto bello. Sentito il nostro cerchio, presi per mano. ho Percepito anche la presenza dei fratelli di luce. Pulsavo, vibravo, grazie. Sì, erano veramente tanti questa sera. Forse <ride> più delle altre volte, adesso non lo so, però li ho percepiti anche più un po' una presenza maggiore mm. poi chissà magari alcuni mm, osservavano capito poi sulla base anche dell'impegno è chiaro che poi alla fine eh, gli esseri di luce partecipano capito se c'è una costanza se c'è un impegno in tale direzione che veramente lo mettiamo in pratica allora c'è anche una, un supporto diverso secondo me perché comunque la, dare anche concretezza a questo capito adesso noi abbiamo ripreso anche il lavoro dei progetti quindi cioè far proprio mostrare anche se non è forse la parola giusta però far vedere che c'è coerenza che non è soltanto facciamo la connessione vabbè che bella la connessione No, è anche mettere in pratica nel nostro piccolo, sulla base del contributo che ciascuno di noi può dare, mettere in pratica appunto questo, la co-creazione per il nuovo paradigma. Allora, Maria Grazia, vedi che le, eh, avete parlato di rose, sei arrivata tu Maria Grazia con le tue roselline, <ride> intenso il cerchio, molta luce e armonia, anche Nicoletta la rosa, quindi... Questo fiore che, che sboccia, nuovo inizio. Vediamo tantissime sfere di luce molto intensa che poi si univano ed esplodeva una splendida luce indescrivibile con un'emozione nel cuore e molta gratitudine. Grazie infinite del loro amore esatto, perché poi tutte queste sfere continuano a creare e generare, e poi si, espande, si espandono tutti questi colori ovunque. Va bene, allora direi che possiamo salutarci praticamente a mezzanotte, eh, ci salutiamo, è stata una puntata lunga, però abbiamo chiacchierato un po' e possiamo ancora parlare di questo, insomma lo faremo giovedì, quindi giovedì faremo anche una nuova connessione, nel frattempo comunque eh, ci stiamo attivando, come vi dicevo, per... Lavorare con uh, il nostro cerchio possono essere costituiti anche più cerchi, adesso vedremo come organizzare per i prossimi tempi. E comunque anche voi, come vi dicevo, nel vostro, nel vostro piccolo potete uh, formare un cerchio, capito, iniziare a sperimentare tutto questo. Eh, tanto gli audio vengono caricati anche eh, su YouTube e eh, su Spreaker, quindi eventualmente poi si può, si può comunque utilizzare l'audio oppure potete anche lavorare col cerchio voi stessi, quindi condurre voi magari, fare una meditazione insieme, insomma ci sono tantissime possibilità alla fine. La cosa importante, lo, lo ripeto, è proprio percepire il senso di unità dentro e fuori questo è proprio la, la parte il fulcro insomma di, di questo ed è per questo insomma che eh, poi mh, sono arrivate anche queste connessioni oggi che comunque mi era già stato anticipato insomma di volta in volta il discorso dell'unità comunque è sempre molto centrale Ok, allora dai, adesso però andiamo che <ride> è notte, dobbiamo andare. Continuate a fare le connessioni adesso eh, andando a dormire, tanto rimaniamo connessi, quindi se eh, chi lo chiede magari può fare esperienza anche durante, durante il sonno, avere dei momenti. Eh, cercate di stare connessi e di ricordare. Ok, anche durante la notte sono momenti preziosi. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati, stati qui con me questa sera. Continuiamo domattina, abbiamo la connessione agli Elfi Fate e Folletti e quindi domattina continuiamo sulla nostra web radio alle 7. Un saluto a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento. Ciao a tutti, buonanotte!